Siamo nell'intervallo del big match della promozione B tra Spoltore e Torre Alex. Abbiamo intercettato il re degli opinionisti abruzzesi, possiamo dire, Gianfranco Semproni. Che gara ha visto? Una bellissima gara, due bellissime squadre, devo dire, non a caso stanno prima e seconda, bel gioco, organizzazione di gioco, tutte e due le squadre. Loro hanno avuto un po' di fortuna la Torre Alex sul gol che hanno fatto. Loro nell'ultimo minuto del primo tempo hanno avuto una bellissima palla gol, ma non sono stati fortunati. Comunque devo dire, sono venuto perché sapevo che sono due bellissime squadre, poi conosco i presidenti, gente in campo che ama il calcio e amano i giovani. Quindi, e poi abito qua vicino e non posso fare a me di non venire. Poi stasera vediamo sto benedetto Pescara. Ecco, appunto, lasciamo Spoltore e Torre Alex, proiettiamoci sul match dell'Olimpico. Tanti auguri a tutte e due le squadre, anche ai giocatori di Torre Alex e dello Spoltore. Purtroppo le notizie arrivano brutte, perché la Juventus sta perdendo a Genova 2-0. Quindi se dovesse questo risultato andare avanti fino alla fine, la Roma già ci affronterebbe al massacro, sapendo che può recuperare tre punti ce ne mette ancora di più di organizzazione. Però il calcio è bello perché è imponderabile, capito? Tutto può succedere. Hai visto mai tu che ci sarà sempre una prima volta? C'è da stare, è la Madonna. Mo non so quando sarà, ma una prima volta ci sarà, me lo auguro vivamente. Tifoso da oltre 50 anni, 55. 55. Che consiglio darebbe oggi a mister Oddo? Ma di fare sempre la solita partita con serenità, ma devono giocare più che altro con la testa. L'ho detto venerdì sera, perché molti colleghi giornalisti dicono la fisicità che ci manca. La fisicità non c'entra, che facciamo lo rugby al pallone si gioca mica con lo fisico, a pallone bisogna giocare con la testa. La testa, dentro la testa deve avere il fisico, la voglia, il desiderio di lottare, di conquistare pallone su pallone, aiutarsi tutta la squadra, deve essere tutto un connubio di cose che consente a questi ragazzi di poter raggiungere un risultato positivo. Grazie mille. Grazie a voi.